Oggi voglio inaugurare una bellissima serie che voglio portare in futuro. Io che vado a testare e fare un benchmark su un bel po' di schede video che ho accumulato nel tempo. Sono tutte schede video di una certa fascia, tutte recuperate, fascia diciamo ufficio. Però testarle penso possa essere un'ottima idea. Questa idea mi è venuta da uno youtuber che lo fa proprio come canale, quindi vi lascio il link in descrizione. No, più che altro io andrò a testare schede video un po' più di nicchia. Lui porta cose molto più comuni come GTX. Anche solo GTX basta per dirvi. No, noi, almeno per l'inizio di questa serie, porteremo schede video di fascia un po' più diversa, ecco, diversa. E ragazzi, mi raccomando, ho in serbo una bomba, una scheda video che può essere montata effettivamente sui PC più moderni, che ha ben, attenzione, 64 megabyte di memoria video. Però ve la mostro solo al raggiungimento di 1000 iscritti, quindi mi raccomando condividete il video perché così arriviamo e posso recensirvi quella scheda video. Comunque oggi siamo qui per recensire un'altra scheda video, che è questa, è una HD 3450 della 3D Club, con una memoria di 512 megabyte, che è una cosa che non è proprio comunissimo trovare in questo tipo di schede, che ha un GPU clock di 600 MHz, una memory clock di 500, un TDP di ben 25 watt, cioè questa cosa consuma meno di una lampadina. Questa ha DVI, che non si vedrà mai, HDMI e VGA, DirectX 10.1, quindi ovviamente i giochi più moderni non saremmo in grado di leggerli, e se fossimo in grado comunque non lo farei, se fossimo voi, se siete in possesso di questa scheda. È rilasciata il 10 dicembre 2007. Questa scheda video ha 2 anni in meno di me, potrebbe essere benissimo mia sorella, mio fratello. Le schede video hanno un gender? E soprattutto qualcuno si offende se do un gender a una scheda video? Spero di no. Comunque, direi di smetterla di andare a vedere solo le robe tecniche e direi di andare a vedere i benchmark. Il PC che andremo a utilizzare per fare il benchmark non è proprio il massimo livello di RAM, 4 GB di RAM DDR2, quindi sì, potrebbero essere un bottleneck. Ma con questa scheda video no. È un Q9400 overclockato da 2.6 a, mi sembra, 3.2. Scusate se la finestra è un po' piccola, è che sto a una risoluzione un po' bassa, direi che così non vado ad appesantire troppo il processore, che già di per sé non è proprio il massimo. Lasciate che vi mostri. Ok, come potete vedere, la scheda video medio. Non era una 3D cosa là. Non so se andrà a 60 fps, ne dubito, e come. Nel dubbio proviamoci però. Ok. Oh, siamo in 720p a 60 fps e non lagga. 720p è un'ottima risoluzione per vedere i video. 60 fps, poi cavolo, stiamo raggiungendo i 50 per un video. Ma anche i video 80 li regge. 60 fps. Ma sai che sono genuinamente sorpreso? Non sono 60 fps, ma è un 1080p. Non oso mettere in 4K perché probabilmente darei fuoco alla scheda. Ne aspettavo peggio. Mi aspettavo tanto peggio. Complimenti, non sono contento. Sono fiducioso che magari i prossimi vanno anche meglio. Caspita, nel menu abbiamo 8 fps. Wow. Però siamo in 1080p, mi sa. Sì, siamo in 1080p tutto ultra. Tu vuoi morire, scheda? 1024x768. Ah, ma in 4 terzi, ok. E boh, proviamo in 4 terzi. Dovrebbe essere decente come risoluzione. Notiamo che la memoria video sta venendo mangiata. È un supplizio. Beh, oh, sapete che vi dico? È giocabile. Dai, pensavo che non si sarebbe neanche avviato, onestamente. Siamo comunque a una risoluzione ancora decente. Direi di impostare in 640x480. Allora, ok, siamo sinceri, 24 fps non è male, non è male. Se volete fare veicoli leggerissimi, sì, ci potete giocare in 480p, in 4 terzi e non fare 30 fps. Sì, ripeto, potete farlo, ma perché farlo? Il prossimo gioco che voglio andare a testare è Polybridge. Non ho mai avuto un computer che non è in grado di reggerlo. Ok, siamo in 720 tutto ultra low. Ok. Ok, sapete cosa? È giocabile. 720p, ultra low, è perfettamente giocabile. 30 fps, quindi 30 è il limite della decenza per avere un'esperienza di gaming che si può chiamare giocabile. Questa la potrei chiamare la scheda video fatta per Polybridge. Penso sia più un insulto che un complimento, però vabbè. Oh,
sa che Rocket League non funziona. Ho letto DirectX 11. Questo potrebbe essere un problema. Credo di no. Credo proprio di no. Sta parlando Attilio Baldo, che sta editando il video. Lasciate che concluda io il video, perché il resto dell'audio era ancora peggio. Seriamente, mi scuso davvero per la qualità infima dell'audio, ma ho avuto problemi con il microfono e dai prossimi episodi già avranno un audio migliore. Detto questo, io concludo il video. Fatemi sapere davvero se vi piace la serie e se volete che la porti più spesso, magari appunto con una qualità un po' più alta. Sto anche sistemando alcune robe a livello software per rendervi il video il più di qualità possibile. Sono ancora le prime volte che testo queste robe qua di registrazione tramite network, eccetera eccetera. Per me fare questi video è davvero tanto lungo, perché l'hard disk del PC che sto usando è tanto tanto lento. Contate che per avviare Counter Strike ci metto 15 minuti circa, e capite che farci un benchmark non è proprio il massimo, specialmente quando appunto hai 15 minuti su groppone da editare, da tagliare, da esportare eccetera. Però se arriviamo a 1000 iscritti vedrò di prendergli una SSD, così potrò fare un sacco di benchmark. Proveremo anche giochi dal calibro di GTA 5, Battlefield 1, robe che distruggeranno le povere schede a cui sottoporrò questi test. Scrivetemi anche nei commenti quale tipo di gioco vorreste che io usi per fare questi test. E detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video.